Restano lontane le posizioni dei sindacati del settore rifiuti in Campania. Da un lato, a Salerno, la FIAD è scesa in piazza, dall'altro la CGIL e CISL e UIL, che hanno invece bocciato lo sciopero e dopo essersi confrontati con De Luca sotto il comune di Salerno lo incontreranno giovedì in regione per cercare di chiarire le posizioni dei lavoratori del consorzio Salerno 2 e di Salerno Pulita. Proprio a De Luca si è appellata la FIAD durante il corteo per le strade del capoluogo salernitano, respingendo al mittente le critiche giunte dal governatore che aveva parlato di sindacati mossi soltanto dalla fame di tessere e lavoratori privilegiati. Io penso che il governatore sia stato male informato, gli hanno dato delle notizie non vere sulla nostra vertenza. I lavoratori sono esasperati perché non c'è stato dialogo. Da 2 mesi il commissario Corona si rifiuta di venire al tavolo delle trattative, condanna i lavoratori del consorzio di bacino a sottosalario e nel contempo non gli dà manco la retribuzione. Sono mesi che i lavoratori non percepiscono il salario. A Salerno Pulita la situazione apparentemente è diversa, ma per certi aspetti è simile e noi siamo convinti che il governatore non sia a conoscenza. Questo è l'unico pensiero, altrimenti io sono convinto che il governatore sarebbe qui con noi. La FIAD in ogni caso è tornata a chiedere un intervento sulla tassazione, l'applicazione del contratto unico sottoscritto tra l'altro anche da CGIL, CISL e UIL ed ancora la stabilizzazione dei precari e dei lavoratori dei consorzi che non ci stanno ad essere definiti dei privilegiati solo perché vengono pagati e contestano anche i vertici del Colisa 2. Ma ci deve far capire che cosa intende per privilegiati però. Perché sicuramente noi che facciamo il nostro dovere e raccogliamo comunque la spazzatura del nostro settore ci sentiamo meno privilegiate degli altri. Due parole al commissario. Non viene nemmeno al tavolo di trattative. Mi meraviglia anche la prefettura che l'ha convocato parecchie volte, non ci ha incontrato. Non ha fatto il tavolo perché non vuole fare il tavolo di trattative con noi perché gli altri sindacati non vogliono fare il tavolo di trattative con la Sfiadel. Non lo so, che hanno per non fare il suo trattato con noi.